È cominciato questa mattina il processo d'appello in Corte d'Assise a Perugia per Amanda Knox e Raffaele Sollecito, i due ex fidanzatini condannati rispettivamente a 26 e 25 anni di reclusione in primo grado per la morte di Meredith Kerch, la giovane inglese barbaramente assassinata la notte tra il 1 e il 2 novembre del 2007 in una villetta di Via della Pergola a Perugia. In aula i due giovani, capelli sciolti e corti lei, con un maglioncino celeste ed il viso acqua e sapone. Raffaele invece è arrivato in aula con un giacchetto rosso e maglione bianco, capelli ancora una volta lunghi. Più volte lei ha cercato con lo sguardo il giovane barese, alternando qualche battuta con il suo avvocato e qualche accenno di bisogno d'attenzione rivolto a Raffaele. Poi incrocia lo sguardo di Raffaele e gli sussurra un ok, accompagnandolo con un sospiro. Presenti anche gli avvocati Luciano Ghirga e Carlo Dalla Vedova per Amanda Knox, Luca Maori per Raffaele Sollecito. Sarà invece il giudice Claudio Hellman a presiedere il processo, mentre Giancarlo Costaiola per la Procura Generale sul banco dell'accusa, 5 donne per la giuria popolare. L'udienza è stata rinviata all'11 dicembre su richiesta dell'avvocato Giulia Buongiorno per la difesa di Raffaele Sollecito, motivandola con ragioni di salute. E a seguire le date saranno quella del 18 dicembre e quella del 15 gennaio. Maurizio Troccoli, Umbria24.it, Perugia.